Quando ho scoperto il contratto online di AscoTrade, risparmiare su gas e luce è diventato facile e veloce. Consulta l'offerta a forza doppia web su AscoTrade.it. Energia dalle nostre mani. Zard Plus, produttore finestre, scuri e portoncini. Ci trovi a San Zenone, a Cassola, a Salzano, a Porcia. Sono prodotti fatti in Italia. Antichità Zanon, nel centro storico di Treviso. Vi aspettiamo per festeggiare i nostri 50 anni con straordinari sconti. Allora, ne abbiamo parlato ieri, 60 miliardi al mese che saranno investiti dalla BCE, annuncio del governatore della BCE Mario Draghi, per far ripartire l'economia. Questo è lo scopo, insomma, far salvare l'Europa che è in forte declino. Ma ci riusciranno i banchieri? Basterà quello? Certamente no, perché se nel frattempo non si riducono le tasse e soprattutto non si taglia la spesa pubblica, non si completano le riforme, insomma non si rilanciano le imprese, sarà difficile far ripartire il motore dell'economia europea, mentre è già partito quello degli Stati Uniti. In tutto questo segnali di ripresa pochissimi, nuovi occupati pochissimi, quindi ancora non si vede nulla, la famosa lucina in fondo al tunnel non c'è proprio, non c'è neanche una candela per il momento, ma si spera che questa massa di denaro possa servire, 60 miliardi investiti in titoli pubblici. E nel frattempo che succede? Quando c'è la crisi aumentano i crimini, è matematico, e quindi i dati che domani saranno snocciolati durante l'anno giudiziario a Venezia diranno, pensate, che i furti dal 2013 alla metà del 2014 sono raddoppiati. Proprio raddoppiati, così come anche le rapine, e la corruzione è aumentata, parliamo sempre di questa regione, del 300%. Quindi su furti e rapine in particolare, quando questori e prefetti dicono ma no, non è vero, è tutto sotto controllo, non è vero mica tanto. Allora, di questo parliamo, diteci se la vostra abitazione è stata violata, se avete subito rapine, insomma quello che vi è successo, perché davvero è una raffica impressionante in tutte le province del Veneto. E vi presento gli ospiti di questa sera: Fabrizio Fievoli, consigliere comunale a Mansue, provincia di Treviso, buonasera. Buonasera. L'ingegner Sante Carraro, imprenditore, buonasera. Buonasera a tutti. Ingegnere, bentornato. Antonella Tocchetto del Partito Democratico, consigliere comunale a Treviso. Buonasera. Buonasera al presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, Lega Nord. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera. Buonasera e grazie a Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova. Tra l'altro parleremo anche della rivolta in carcere, al carcere Due Palazzi di Padova, con tre agenti feriti. E bentornato a Valente Chieregato del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera, grazie a tutti per essere qui. Ovviamente aspettiamo i vostri sms, come sempre mandateceli, dateci notizie, raccontateci quello che volete, rivolgeteci critiche, fate domande, come sempre è una tribuna aperta a tutti. Allora, Antonella Tocchetto, ovviamente c'è tutto il contesto poi nazionale, lo scontro all'interno del Partito Democratico che non si sa bene a cosa porterà, certamente con anche contraccolpi locali, no? Parliamo di questo prima di arrivare poi alla cronaca nera.
Beh, allora noi stiamo vivendo un po' una situazione nella quale una parte, seppur minoritaria, che ha perso il congresso a Roma e quindi insomma ha visto contrapporsi a Renzi la proposta politica, certo, in questo momento qui effettivamente sia sul Presidente della Repubblica, abbiamo visto tra l'altro sulla legge elettorale, sta facendo diciamo così alcune grosse osservazioni che comportano poi anche delle tensioni così tali da parlare anche in alcuni casi di scissione. È vero che prende quota la Finocchiaro come per la presidenza? Ma sì, cioè come allora, notizie romane all'interno del partito, si dice che stiano lavorando moltissimo per una donna, a me poi mi piacerebbe moltissimo che fosse una donna, per ora io vedo che l'unica che noi potremmo, diciamo così, proporre è la Finocchiaro. Tra l'altro, come dire, è anche uno di quei nomi che non si sente molto proprio perché a volte esce l'outsider. E la Finocchiaro, peraltro, che proviene da quella parte più agitata del partito, probabilmente potrebbe anche trovare una soluzione interna di pax tra le parti in questo momento, perché comunque non è una renziana, anzi ricordiamo che Renzi l'attaccò pesantemente sull'IKEA, lei gli rispose quando girò col carrello e la scorta, gli rispose stai zitto moccioso, non so se ve lo ricordate, per cui diciamo che questa è proprio un'operazione istituzionale che potrebbe anche mettere una certa pace all'interno del partito. Ripeto, un po' agitato e in alcune realtà lo vediamo anche nel nostro territorio, sicuramente ad esempio l'ala civatiana, che è quella che si sta muovendo con più forza nei confronti di Renzi, anche qui fa un po' pesare il suo ruolo. E in questo momento qua la vita proprio di partito a livello romano non è che sia proprio delle più semplici. Io non è che sono di quelle che dice il partito decide e bisogna essere dei buoni soldatini, però ci sono delle situazioni importanti, dobbiamo fare una legge elettorale, bisogna fare il Presidente della Repubblica, per cui una disciplina di partito nei momenti importanti io credo che bisognerebbe mantenerla. Peraltro vedo anche che le stilettate sono molto pesanti, perché lo stesso Fassina ha accusato Renzi di essere colui che è stato il mandante dei famosi 101, quindi che avrebbe in qualche modo ucciso Prodi. Da qui nascerebbe anche la volontà, cappeggiata da Civati, di dire benissimo, allora noi ci organizziamo con il nostro presidente, che è il presidente, diciamo così, fatto fuori dall'ala renziana. Capisco che ai telespettatori poco possono intervenire, possono interessare queste beghe di partito, nel senso che i problemi sul nostro territorio sono sicuramente tanti altri, però i partiti hanno anche questi tipi di vite, questi tipi di contraddizioni, sono una piccola società all'interno di una struttura e con questi anche noi che viviamo vita di partito, nel senso che comunque siamo dei militanti, un po' di resoconto lo dobbiamo dire e anche dobbiamo fare i conti con queste diversità all'interno del partito. Però insomma ci auguriamo che la cosa possa essere superata e soprattutto ovviamente il fatto che se venisse nominata la Finocchiaro questo aiuterebbe. Chiudo però dicendo che il patto mortale Berlusconi e Renzi sta funzionando benissimo, con buona pace di quelli di SEL che proprio sono molto arrabbiati su questo. Beh, ovviamente ci sono problemi anche all'interno del centrodestra, la Lega, buona parte della Lega, soprattutto la base, il Presidente non pare non voglia saperne di alleanze con NCD, né con, ovviamente né con Forza Italia, perché sta facendo da stampella al Partito Democratico, così ha detto Salvini recentemente. Ma sicuramente gli ultimi fatti dove il Forza Italia ha sostenuto il governo Renzi fanno pendere la bilancia in quella che è sempre stata un po' la nostra punta, la nostra forza, nel chiedere di correre da soli significa sicuramente rischiare, ma significa soprattutto, se stiamo parlando dal Veneto, poter dimostrare la forza che il Presidente Luca Zaia ha in questo momento, la serietà di amministrare, e poi dobbiamo dire anche che effettivamente
c'è un po' terra bruciata nel centrodestra. Abbiamo un centrodestra attualmente nel Veneto dove esiste la Lega, esiste sicuramente altre frange di partiti, ma non sono così forti come può essere la Lega. Questo dimostra che la volontà, io sono sicuro che se Zai corre da solo c'è la possibilità di fare un ottimo risultato, un grande risultato. Non so poi, però le strategie saranno del segretario nazionale e del segretario federale che dovranno poi decidere, perché credo che ci siano in gioco anche prospettive per le future elezioni, che possono essere quelle nazionali, perché si intravede già un barlume di elezioni nel 2016, e questo che penso faccia pendere più per una ulteriore aggregazione, ma però sarà una questione che deve fare il segretario federale e il segretario nazionale Tosi, Salvini e Tosi, dall'altra, assieme ovviamente al governatore Zaia. Dall'altra parte devo dire però che ho sentito quanto diceva l'avvocato prima Tocchetta, prima, relativamente all'indicazione che sembra emergere a Roma da parte del nuovo Presidente della Repubblica. Io credo che sia per l'ennesima volta l'ulteriore beffa per il Paese che produce ricchezza, che produce benessere, che produce buon governo, che produce buona amministrazione, e ancora una volta si sta parlando di un Presidente della Repubblica del Sud. Abbiamo appena concluso un percorso con Napolitano, campano, si parla della Finocchiaro siciliana, ma se è una regione a statuto speciale che ha dei privilegi assoluti, unici in tutto il paese, che noi paghiamo, le nostre tasse vengono pagate e compensate, date in parte anche alla Sicilia, ci prendono in giro ancora una volta. Credo che sia l'ennesima colonizzazione del nord a discapito di equilibri di partito del PD, ma credo che la parte forte, viva del paese, che produce ricchezza, ancora una volta viene penalizzata. È una cosa inaccettabile, è veramente una cosa che ti prendono per i fondelli. Padova è la dimostrazione poi anche di questo Stato che non riesce a controllare i propri confini, perché stiamo parlando di Padova oggi, ma sabato scorso a Vittorio Veneto gli immigrati in un centro hanno fatto rivolta perché non è arrivata la Sky TV, non c'è la Sky TV, per vedere la partita del Congo contro un altro paese africano. Vengono qui, prendono 1.200 euro al mese, vogliono anche la Sky o Mediaset TV. Ma è una cosa inaccettabile, ma è veramente un paese che, non so, gli eufemismi possono portarsi e dirsi in qualsiasi maniera. È una cosa che credo che la gente veramente, io mi auguro che si prenda coscienza di questi fatti. Un ennesimo Presidente della Repubblica del Sud, ma ancora di più, Regione Sicilia, una regione a statuto speciale, che ha dei privilegi assoluti, perché noi non abbiamo delle brave maestranze che possono permettere di fare un buon Presidente della Repubblica. L'alternanza non esiste in questo Stato, i grandi centri di potere continuano ad essere al Sud, tanti piagnistei, e poi alla fine vincono sempre con le posizioni più importanti. È pur vero che il Presidente della Repubblica, l'importanza di questa Repubblica è un tutto dire. Silvio non è con Renzi, e se Renzi sbaglia soprattutto per troppe tasse, Silvio glielo fa notare. Italiani, meno falsità. Intanto dicevamo prima, rivolta nel carcere, due palazzi a Padova, tre agenti feriti. Vediamo il servizio della nostra redazione, poi se ci fossero sviluppi ci colleghiamo con il nostro inviato. Vediamo. Due aggressioni a poche ore di distanza, una dall'altra, agenti di polizia penitenziaria feriti dai detenuti del Due Palazzi in rivolta. Tutto è cominciato ieri sera, quando tra le mura del carcere circola la voce di un detenuto accoltellato. Si tratta però di una ferita lieve che si è fatto da solo, ma scoppia la rissa. Una lotta tra detenuti di etnie diverse per predominare all'interno delle sezioni, perché di fatto è questo, insomma, quello che sta accadendo al Due Palazzi. Il tumulto coinvolge tutta la sezione, gruppi di albanesi, romeni, nordafricani si accalcano contro le sbarre che delimitano l'area detentiva. Sono circa 50 uomini. La situazione degenera, secondo quanto riferito dal SAPE, quando alcuni detenuti di nazionalità araba cominciano ad inneggiare all'ISIS e ad Allah, ma oggi questa notizia viene smentita. Nel pomeriggio infatti c'è stato un sopralluogo del pubblico ministero Sergio Dini, del capo della squadra
Terra Mobile Marco Calì. Il bilancio della violenza di ieri sera è di 2 poliziotti feriti. Due, cioè i primi che sono entrati. Uno ha riportato una frattura al braccio e l'altro delle forti contusioni al ventre. Questa mattina, mentre uno degli autori della rivolta veniva spostato, ha dato nuovamente in escandescenza. Ha estratto 3 lamette del rasoio e ha colpito un agente strappandogli la giacca e ferendone un altro alla mano. La misura ormai è colma, spiega esasperato il sindacato Sappe, che già nelle scorse settimane aveva chiesto che gli agenti venissero dotati di spray urticante per difendersi, ma nemmeno questo, dicono, ora basta. Bisogna ritornare alla chiusura dei detenuti all'interno delle proprie stanze detentive. In modo particolare per la casa reclusione di Padova si devono prendere dei provvedimenti forti, la sospensione di tutte le attività che si svolgono all'interno degli istituti di qualsiasi genere, riprendere il controllo dell'istituto da parte dello Stato. Un anno terribile per il carcere padovano del Due Palazzi. A giugno un'indagine aveva portato alla luce un traffico di droga e favori tra poliziotti e detenuti. 15 le persone arrestate, tra queste 6 agenti della penitenziaria, e dopo questa inchiesta 2 persone coinvolte si erano suicidate nelle proprie celle e ora la tensione sfocia in violenza. Allora, onorevole Gottardo, ex sindaco di Padova, d'altra parte i furti di cui stiamo parlando sono determinati in buona parte dallo svuota carceri, no? Così stanno dicendo gli esperti. Più si svuotano le carceri per non incorrere nelle sanzioni europee e per altri motivi, e più i crimini contro il patrimonio e contro le persone aumentano. Sì, purtroppo queste notizie confermano, vede direttore, un dato, che il carcere e la società carceraria è la metafora della società che c'è fuori. La ingovernabilità, l'esplosione del carcere va letta come ingovernabilità e esplosione della società. Questo è il dato di fatto, cioè il prevalere dei più facinorosi. No, ricordiamo che nel carcere hanno chiuso attività che erano citate come esemplari, per esempio quello dei panettoni, del lavoro. E la prevalenza dei facinorosi, che mette in crisi le attività positive del carcere, ha il riflesso nella vita della società. Io faccio un esempio anche personale, non è mai molto simpatico gli esempi personali, però io e a casa mia sono stato, e nella mia persona, nell'anno che è passato, a proposito delle statistiche, oggetto di ben 4 furti, anzi 3 furti e una rapina. Poi alla fine, sì, su 4, al quarto non ho neanche più denunciato. Sono andato a denunciarli più per, diciamo, per le statistiche, più che per altre speranze. Che vuol dire che quando non c'è una tenuta generale, non tiene il carcere, no, non tiene la società. Questo è il punto fondamentale, e non vediamo neanche in questi momenti in cui si parla di eleggere il rappresentante apicale della società, cioè il Presidente della Repubblica, che attorno a questo ci sia un dibattito chiaro, netto, trasparente, perché si faccia una società e un Presidente della Repubblica, un capo della società italiana, che sia un punto di riferimento più elevato dell'attuale guazzabuglio che ci sia. Viene tutto esercitato con uno stile, direttore, l'ha denunciato per primo Ferrara, massonico, è lo stesso sistema con cui si eleggono i capi della massoneria. Cioè il Senato e la Camera dei Deputati, più con aggiunti i rappresentanti delle regioni, vengono trasformati in seggio elettorale, quindi non si parla più. Le trattative per eleggere il capo della Repubblica sono in segreto, non è, c'è un candidato con un programma, con una maggioranza, no, questo sparisce. E cosa volete, che noi allora ci appassioniamo senza sapere che razza di società e per quale società il Presidente della Repubblica sarà eletto a garantire? Ecco, questo, ma anche tutti quelli che dicono che la nostra Repubblica è la più bella del mondo, un corno.
Questo sistema di elezione segreto, io sono per le elezioni dirette del capo dello Stato all'americana, tanto per essere chiari. Non perché sia la migliore in assoluto, perché anche lì c'è voto di scambio, chi paga di più poi fa l'ambasciatore, tanto non, è che non c'è nulla di ideale a questo modo, ma almeno la gente partecipa, dice la sua, c'è un programma, è chiaro, invece che un guazzabuglio segreto e massonico dove ogni giorno noi assistiamo alla resa dei conti. Bene, la società non regge, le carte non reggono perché è la società che non regge, viene eletto un Presidente della Repubblica in un segreto massonico di cui nessuno si lamenta, io invece mi voglio lamentare. Perché così non regge. Saltano i carceri, ma saltano la società. Questa è la preoccupazione fondamentale. Allora, eccoli, sono uguali, saluti ed abbracci, sorrisi, strette di mano, selfie a go-go, gran bei discorsi. Noi cittadini italiani siamo diventati il loro bunga. Ha sì, una certa ragione. Ha una certa ragione. Oggi ho sentito uno scambio di battute in Parlamento, era veramente, poi magari vi facciamo sentire un brano proprio così sul nulla, assolutamente sul nulla. Solo in Italia esiste la prostituzione esentasse, la conteggiano nel PIL del paese ma non la tassano, roba da matti. Allora, Valente Chieregato, il Movimento 5 Stelle ha protestato contro la depenalizzazione dei furti recentemente. E poi si sta parlando ovviamente di Beppe Grillo, che ha detto voglio, per quanto riguarda il Quirinale, voglio i nomi, insomma, voglio sapere chi volete candidare. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Io vorrei iniziare ricordando che domani, 24 gennaio, a Roma viene celebrata la Notte dell'Onestà. Il Movimento 5 Stelle fa questa grande manifestazione in Piazza del Popolo, dove ci sono invitati davvero di grande spessore. Qua in Veneto abbiamo la Notte dell'Onestà Veneta. Noi andremo tutti quanti alle ore 17 davanti alla villa di Galan. Ci troveremo un'oretta prima a Lozzo Testino in piazza e da lì procederemo in corteo per andare davanti alla villa di Galan, che come sappiamo dai fatti giudiziari è stata comprata con i nostri soldi. Quindi andremo a vedere quello che è stato acquistato con le nostre tasse. Quindi io invito tutti i cittadini che sono all'ascolto adesso di mobilitarsi domani, di venire con noi, avremo degli ospiti importanti e saremo là per parlare di onestà, perché insomma ci sentiamo legittimati nel farlo. E a proposito di questo, oggi è stato bloccato per l'ennesima volta un emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle per bloccare gli stipendi a personaggi appunto come Galan, che attualmente, pur essendo stato condannato con un patteggiamento, quindi è a casa dei arresti domiciliari, è ancora deputato in carica, quindi prende i suoi 15.000 euro al mese e non è niente meno che il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. E questa cosa è incredibile, ma io ve la devo dire perché è esattamente così. Noi ci stiamo preparando per le elezioni regionali, abbiamo un candidato presidente, Jacopo Berti di Padova, persona che è stata anche qua ospite dal direttore, ragazzo straordinario. Abbiamo 48 candidati di livello altissimo, persone che si dedicano tutti i giorni al lavoro, sono 48 candidati lavoratori. Perché noi in Veneto abbiamo questo grande valore, quindi noi candideremo 48 persone che lavorano, che si danno da fare, che sono nelle imprese, che hanno delle imprese, abbiamo imprenditori, abbiamo impiegati statali, abbiamo gente che lavora tutti i giorni e questo è secondo me il valore più importante. Bisogna cercare di capire che per risolvere i problemi, per stare meglio, i soldi in questa regione ci sono. Noi abbiamo analizzato il bilancio, l'abbiamo scandagliato passo per passo. Cari cittadini, i soldi ci sono, abbiamo 12 miliardi e mezzo di bilancio regionale, noi con quei soldi possiamo fare molto, molto di più di quello che si può fare, di quello che fanno ora e di quello che magari vorrebbe fare la sinistra, che ha presentato un candidato presidente impresentabile sotto un sacco di aspetti, anche e soprattutto per il fatto che sta facendo campagna elettorale quando dovrebbe stare a Bruxelles a occupare un seggio per il quale viene pagata. Si dimetterà la prossima settimana. Sta facendo campagna elettorale pur essendo è stata eletta al Parlamento europeo e pagata da noi cittadini per
per fare quello e non per fare campagna elettorale. Diceva che si sta si dimetterà e quindi quando lo farà prima di essere eletta lei potrà dire qualcosa. E sto dicendo che sto facendo campagna elettorale pur essendo pagata dai cittadini per fare altro, quindi questa cosa è incontestabile. Volevo dire un'altra cosa sul Presidente della Repubblica, visto che prima mi è stata fatta la domanda. Certo, noi vorremmo sapere i nomi. L'altra volta abbiamo fatto le quirinarie, abbiamo fatto quindi una selezione attraverso il blog di Grillo. Questa volta abbiamo chiesto al Partito Democratico, che è il partito di maggioranza, di farci dei nomi, ma i nomi loro non li possono fare, perché come diceva l'ospite che ho qua, Gottardo, no, gli abbiamo fatti i nomi, accordo, potete votare la Finocchiaro. Un accordo appunto fatto sotto banco. Allora, quando si parla di nomi, si parla di nomi di persone che sono votabili, di persone oneste che sono fuori dai giochi di partito, di persone che possono rappresentare veramente l'unità nazionale, non quindi di rappresentanti di un partito che tra l'altro è lo stesso che propone i soliti nomi ed è lo stesso che mette alla Presidenza della Repubblica sempre gente della stessa area politica. Prima si chiamava DC, adesso si chiama PD, ma è sempre la stessa area politica. Sì. Ecco, io volevo soltanto dire alla signora che mi ha interrotto un paio di volte che bisogna cercare di essere un pochino più educati. Qui ognuno ha parlato, la signora prima ha espresso le sue idee, tra l'altro la signora prima col presidente Muraro, prima dell'inizio della trasmissione, parlava amabilmente dei candidati a sindaco di Venezia, dei candidati alla presidenza della Repubblica, però questi signori quando parlano fra di loro dei problemi dei cittadini non c'è mai nessuna traccia. Guardi, io faccio quindi, l'avvocato, lavoro adesso, per i cittadini. Adesso e questa parlo gente, di politica. Questa gente che ci ha messo alla rovina è la stessa che vorrebbe risolvere i problemi. Esatto. È come se una squadra di calcio all'ultimo posto esonerasse l'allenatore e il giorno dopo prendesse a lavorare lo stesso allenatore. Quando la squadra di calcio va male si manda via l'allenatore e si prende un allenatore nuovo. Bisogna fare politica con i numeri, però mi dispiace per lei. Allora, Tocchetto, replica. No, ma io sono velocissima, lui è anche molto simpatico tra l'altro, per cui volevo solo dire che non l'ho interrotto ma ho aggiunto qualcosa perché ha detto delle inesattezze rispetto alla sua posizione. Poi come lavoro faccio l'avvocato ed è noto a tutti, non vivo di politica, poi se come siamo in trasmissioni che si occupano di politica discutiamo anche dei candidati, io sono comunque a una tessera di partito, non me ne vergogno, ed è il PD, e discuto anche di chi noi proporremo per le primarie a livello di candidato sindaco di Venezia, non mi pare di dire niente di più. Poi per il resto lei ha le sue idee, io ho le mie, le ricordo solo che però purtroppo per nominare qualcuno come Presidente della Repubblica purtroppo bisogna avere i numeri, se voi ce li avete riuscirete forse a togliere lo scettro ai vecchi politici come dice lei. È una lingua che non comprendo e che non comprendono neanche i cittadini a casa. No, dovete parlare dei problemi della gente, non di numeri, non di giochetti, dovete parlare dei problemi delle persone. È mai possibile che non lo capiate questo? Niente da fare. Allora, l'Italia è un paese fallito e pignorato, tutte le tasse sono illegali, andate a vedervi UCC. Allora, vediamo un attimo, sentiamo un brano di un'intervista del sindaco Massimo Bitonci alla radio del Sole 24 Ore, si parlava di infiltrazioni terroristiche di Jihad. Vediamo cosa ha detto Bitonci. Nella mia Padova, negli ultimi due giorni sono stati arrestati proprio due rifugiati, che però sono stati arrestati per spaccio e per reati di molto gravi, quindi insomma questa però è una questione diversa. Bisogna capire e individuare in maniera molto chiara chi arriva. Il sindaco Massimo Bitonci, ospite di Alessandro Milan a 24 mattino, oggi un faccia a faccia con il deputato del PD Khalid Chaouki in una puntata dal titolo "Sbarcano anche i terroristi". Il sindaco ha commentato le dichiarazioni definite tardive del ministro Gentiloni ed è tornato su Schengen e sulla necessità di ristabilire confini certi. In Francia
in queste settimane hanno assunto 2700 nuovi poliziotti, mentre qua in Italia si fa una politica diversa, sono state chiuse 250 punti di polizia. L'esercito in città non c'è più con la sospensione dell'operazione Strade Sicure. La convenzione con la vigilanza privata verrà siglata a febbraio. Il sindaco ha commentato oggi anche l'annuncio del governatore del Veneto Luca Zaia sul rischio reale di perdere il progetto del nuovo ospedale a causa dei tagli all'edilizia sanitaria. Rimango sempre dell'idea che il progetto nuovo su vecchio sia un progetto realizzabile a Padova, anche se ci vuole qualche anno in più, però mantenendo le attuali strutture. Disponibilità invece da parte del comune, ha dichiarato Bitonci, di spostare una parte di via Giustiniani vicino al cimitero. Servizio di Anna De Roberto, mercoledì prossimo a Focus Massimo Bitonci, Elena Donazzan, Jacopo Berti, probabilmente anche il sottosegretario alle finanze del PD Enrico Zanetti. Allora, ingegner Carraro. Allora, la situazione economica non è che è stata sistemata con questi 60 miliardi. Assolutamente no, in gergo si dice che il cavallo non beve, cioè tutta questa liquidità non è detto che dopo venga assorbita dall'utente, dalle aziende, dal cittadino o dagli utenti finali. Quello che manca ancora è sistemare la competitività italiana, che si è degradata negli ultimi 3 anni di guida del PD, perché era il potere. Abbiamo visto che il PIL si è degradato, abbiamo visto che la disoccupazione giovanile è salita al 43% a quote stratosferiche, la disoccupazione in genere è arrivata al 13,4%, cioè ha sfondato tutti i numeri. La produzione industriale è in calo, le sofferenze bancarie stanno andando alle stelle, cioè non c'è un numero che si salvi, non c'è niente. Quindi tutta questa euforia, sì, speriamo, ma abbiamo visto proprio ieri che per esempio una grossa distribuzione, non faccio il nome, ha chiesto concordato preventivo, ci sono 300... Cioè, persone per strada, ci l'aveva fatto ieri il mercatone 1, non ho fatto nome, possiamo dirlo, perfetto. Ma allora, cari signori, se il cliente o l'utente finale o i cittadini, noi non compriamo, la distribuzione chiude, ecco, cosa serve tutta questa liquidità? Cioè, non è che se adesso alle aziende diamo il milione in più riescono a vendere, abbiamo capacità produttiva mostruosa che è inespressa. Guardate che tutto questo che è stato raccontato ha un dato che è biblico. Anche nel 2014 Renzi, il governo italiano, ha portato a casa 90 miliardi di nuovo debito pubblico. È previsto per il 2015 quest'anno altri 90 miliardi. Sfonderemo quota 2200 miliardi di debito pubblico. E quando mai lo ripagheremo? Adesso... Il nuovo debito verrà assunto da Banca Italia, al di là dell'etichetta è il popolo italiano che si riassume questo debito, perché sui 1200 miliardi di QE, che poi sono 1140, ma diciamo 1200 per far presto a fare i conti, 200 miliardi arriveranno in Italia, 20% distribuito tra tutti, il resto in carico nostro. Non abbiamo visto niente di nuovo, la gente non è che mangia pane e Jobs Act, la gente mangia pane e Jobs Act, è solo un elenco di buoni propositi, questo non sblocca la situazione, non la sbloccherà. E poi a me dà la nausea sentire tutto questo toto Presidente della Repubblica, uno o l'altro non cambia assolutamente niente. Non è che se c'è Amato o la Finocchiaro o chi volete cambia la situazione. La situazione economica sta andando a fondo di suo e la legge elettorale, che sia Porcellum o Italicum o quel che l'è, non cambierà niente. La situazione economica sta tirando a fondo tutti e tutto questo chiacchiericcio non ha risolto niente, ha dilatato i tempi, che è peggio. Come sempre, dum Rome loquitur, Veneto expugnato. Sempre quella è. L'America è boom, l'Europa è cacca, 1000 miliardi ai soliti
Panzoni, Presidente, si è parlato di rapina a proposito di reati per le banche popolari, no? Cioè si è detto adesso lo Stato porta via, in qualche modo indebolisce o scippa le banche popolari che sul territorio sono state fondamentali anche in questi tempi di sofferenza. Ma è una continuità della politica che sta facendo questo governo? Beh, noi sappiamo l'ideologia di sinistra, soprattutto del PD, è quella del statalismo. E l'ideologia del PD è sempre stata quella che gli imprenditori sono coloro che rubano, non a caso la grande pressione fiscale, e si parla sempre di questa grande area di nero esistente in Italia, che considerando bene, quando c'era quel fisiologico nero le cose forse andavano anche un po' meglio, perché un imprenditore che paga il 75% di tasse sicuramente non so come si possa fare l'imprenditore. Ma quello che fa un po' riflettere, dovrebbe far un po' riflettere, hanno messo un vestito nuovo, perché il PD sicuramente nei vari passaggi dal PC, DS, adesso siamo arrivati al PD, Partito Democratico, conglomerando anche una parte di centro-sinistra, vecchi democristiani di sinistra all'interno. Hanno cambiato un po' il vestito, però l'ideologia e il pensiero rimane quello. Statalismo, assoluto controllo, imprenditoria sono dei ladri, chi fa attività in proprio è un ladro, va tartassato. Hanno distrutto le autonomie locali, perché hanno distrutto i comuni in primis, hanno azzoppato e chiuso le province, stanno, ricordiamolo, modificando il titolo quinto della Costituzione per eliminare anche le regioni, perché hanno già fatto due passaggi, Camera, Senato, mancano due passaggi, poi anche le regioni sono azzoppate. Adesso intervengono dove? Nei sistemi bancari. Se noi pensiamo che le banche popolari, le banche del territorio, sono state le uniche dal 2008 in poi che bene o male hanno dato una mano ai piccoli e medi imprenditori. Hanno dato una mano al parrucchiere, hanno dato una mano all'elettrauto, hanno dato una mano al piccolo imprenditore. Sono stati coloro che, conoscendo direttamente la persona che chiedeva un prestito, conoscendo la famiglia, sono stati quelli che hanno sollevato un po' il peso di questa crisi e hanno avuto anche una dimensione economica. Sicuramente ci sarà qualche banca popolare che ha qualche scheletro nell'armadio. Io questo non dico che non sia vero. Però andiamo a vedere i grandi sistemi bancari. Andiamo a vedere, lo abbiamo letto sulla stampa, le grandi banche cosa hanno fatto, cosa è successo nei grandi sistemi bancari. Allora, a fronte di questa cosa qua, la considerazione è sempre un po', è un po' ripetitiva, ma va sempre nell'indirizzo quello giusto. Accentrare è una politica di accentramento istituzionale, economico, politico allo Stato centrale. Io delle volte ho anche pensato una cosa. Noi sappiamo che il paese Italia ha sempre meno autonomia politica, perché, e fra virgolette potrei anche dire quasi con fortuna, abbiamo una Merkel che tiene un po' le redini in questa Europa, se no sarebbe già saltata. L'Italia ha sempre meno autorevolezza e autonomia anche politica di azioni che possono incidere nell'economia. Allora, diminuendo il proprio potere politico che hanno a Roma, accentrano, tolgono quella piccola parte di autonomia che avevano lasciato nei territori, accentrando tutti i sistemi per contare, fra virgolette, ancora qualcosa. E credo che questa sia la disgregazione di uno Stato. Non è stata la Lega con la Padania, non sono stati i movimenti politici a voler disgregare questo Stato. C'erano dei concetti politici ben diversi che si basavano sulla rappresentanza territoriale, che si basano ancora sulla rappresentanza territoriale e sulla responsabilità territoriale. Ma questi, da quando governano, perché non è solo 3 anni, perché dobbiamo dire che da Monti è stato l'inizio della catastrofe, Letta è stata la continuità, Renzi sicuramente è quello che sta chiudendo il cerchio di questa strategia, e ricordando sempre, non possiamo dimenticare, che sono stati 3 premier non eletti dal popolo. Io condivido con l'onorevole Settimo quando dice che il Presidente della Repubblica non può essere eletto in questa maniera. La Costituzione andava bene nel 1948 quando è stata fatta, va riformata, perché una volta c'era la protezione delle frontiere, adesso siamo in un mondo globale
e bisogna riformulare gli assetti istituzionali di questo Stato. In primis il Presidente della Repubblica deve essere eletto dai cittadini, deve essere eletto dai cittadini e avere maggiore forza impositiva nei confronti dell'organo di controllo che deve essere il Parlamento unico. Questo è un organismo che può, o il doppio Parlamento, ma io sarei per un Parlamento unico. Questo è un sistema che deve rendere più celere, più snella l'emanazione di provvedimenti, di leggi che permettono di rimanere adeguati ai grandi paesi che stanno percorrendo i sentieri delle nuove economie. In questo sistema noi, ho letto qualche messaggio e ne vedo numerosissimi che arrivano, e sono tutti nello stesso indirizzo. Questo è un paese oramai fallito. I 2.200 miliardi di debito pubblico, io non so quale pronipote di pronipoti e pronipoti riuscirà ad azzerare. Io credo che si arriverà a un default e sarà, bisognerà fare un po' tipo Formula 1, stop and go, e ripartire, ma bisogna capire chi si prende carico di quel fardello che abbiamo sulle spalle e che pesa per colpa di scelte scellerate da parte di coloro che ci hanno governato fino adesso. Allora, tanti candidati proposti dai nostri telespettatori, l'altro giorno Gigi Riva, Roberto Benigni, insomma candidati ovviamente alternativi, Arrigo Cipriani, il patron dell'Aris Bar, un grande imprenditore veneziano, e sarà credo contento di questa, di questa proposta. Allora, Fabrizio Fievoli, consigliere comunale a Mansue, un paese nel Trevigiano, vediamo prima però un servizio sempre da, sì, sempre da Treviso, e cioè la storia di questa ragazza di 18 anni che avrebbe abbracciato la causa della Jihad. Vediamo il servizio. Su di lei stanno indagando da tempo i carabinieri del ROS di Padova. Da qualche settimana ha aperto un fascicolo in procura a Treviso, ora trasferito a Venezia. Dal 18 gennaio è la quinta Foreigner Fighter, combattente islamica italiana in Siria. È Sonia K, la diciottenne di Fonte, di cui tutti non vogliono parlare, ad iniziare dal sindaco, che ieri continuava a smentire tutto. A noi non risulta nulla, ne risulta solo un allontanamento volontario, ma dove sia la persona e cosa stia facendo non risulta, per cui qualcosa di potenziale, insomma, è un'ipotesi. Oggi stessa posizione da parte del prefetto. Noi non abbiamo nessuna notizia in questo senso, quindi non posso dire proprio niente, sinceramente. Non abbiamo riscontri in questo senso. Eppure, stando alle fonti del Viminale, ieri riprese dal giornale, oggi anche da Repubblica, si parla chiaramente di questa quinta italiana, figlia di genitori tunisini, definiti in paese bravissime persone. Lei, dopo un'adolescenza normale, avrebbe conosciuto un coetaneo durante le sue vacanze in Tunisia, dove si reca più volte dopo la separazione dei genitori. Inizia il suo cambiamento, vestendo sempre più rigorosamente secondo la religione musulmana. Le sue presenze a Fonte col papà diventano sempre più rare, fino alla sparizione con relativa denuncia del genitore il 26 agosto di quest'anno. Dopo lei si sarebbe fatta sentire per rassicurarlo, affermando di essere in Turchia, ad Istanbul, con il giovane che nel frattempo ha sposato. Poi più nulla. Lui, stando alle indagini, sarebbe un fanatico, l'avrebbe convinta a varcare il confine con la Siria e non solo. Potrebbero essere tra le file dell'ISIS, ma anche di qualche gruppo minore del fondamentalismo islamico. Quanto basta per aggiungerla alla lista di combattenti islamici dall'Italia? Sonia K, 18 anni, da Fonte, Treviso. Servizio di Lucio Zanato, grazie per centinaia di sms che state mandando anche stasera. Se parlate di furti nei vostri appartamenti, diteci anche il paese, così facciamo un po' una mappatura di questi reati, insomma capiamo dove questi furti sono particolarmente... Sicuramente non è una macchia di leopardo. Certo. Sarà una omogeneità in tutta la provincia. È verissimo. Insomma, se pensiamo che arrivano qua queste persone, quant'è il numero delle persone che sono arrivati qua, immigrati, o questi famosi sbarchi che andiamo a prendere nelle coste? Di questi, il dato più eclatante credo che sia qui, fra i 15.000 bambini che sono arrivati, di cui 3.500 non sanno dove sono andati. Pensiamo ai maggiorenni, cosa, abbandonati a se stessi, cosa fanno? Dicono che vanno al nord. Io non sono convinto che vanno tutti al nord. Una buona parte li vediamo circolare nella nostra città, nei nostri paesi, e quella buona parte, se non ha del reddito per poter vivere, mangiare soprattutto, non può fare altro che fare i furti. In più noi siamo una porta verso l'est, dove è accessibile e in pochi, un paio d'ore, tu vieni qua, e le forze dell'ordine, devo dire, sono esemplari, perché riescono
a catturare queste persone. Le procure delle repubbliche sicuramente danno la colpa alle procure. Io direi non è colpa delle procure, la colpa è del Parlamento che non fa legge serie che permette ai procuratori della Repubblica di mantenere qui quelle persone in galera. No, allora, Presidente, una domanda retorica. Lei lo sa perché vengono qui, no? Glielo dico io perché vengono qui. Questa gente viene in Occidente, diciamo così, perché noi intendo come Occidente, siamo andati là a prendergli tutte le loro risorse e questa cosa avviene da centinaia di anni. Loro, questa gente viene qui non perché ha voglia di venire qui, perché nessuno ha voglia di lasciare il proprio paese, da qualunque posto arrivi. Vengono qui perché nel loro paese non hanno più nulla. E quando vengono qui, la Lega, per esempio, ha votato alcuni anni fa una sanatoria per 700.000 immigrati irregolari clandestini. 700.000, la Lega del signor Muraro qua di fianco a me ha votato in Parlamento, ha schiacciato il bottone per sanare 700.000 immigrati clandestini. Questa è la verità. Queste persone parlano dopo che hanno fatto atti esattamente contrari alle cose che stanno dicendo. Per risolvere il problema dell'immigrazione bisogna risolvere il problema delle armi, quindi dell'esportazione delle armi e dell'esportazione delle guerre. Bisogna partire dalle origini, questi signori parlano solo delle conseguenze e quando se li ritrovano qui e sono al governo col ministro degli interni in carica, sono capaci solo di fare le sanatorie, perché non sanno qual è l'origine del problema, non sanno risolvere il problema e mettono solo una toppa. Quindi questo signore poi che poco fa ha detto che prendono 1.200 euro al mese, è una cosa falsa, sono 900 euro prima di tutto e non li prendono gli immigrati, li prendono le cooperative, quasi tutte rosse, che gestiscono il traffico dell'assistenza agli immigrati e alle persone che sono qui, agli immigrati clandestini, arriva solo una piccola parte. Questa è la verità, la dovete sapere lì a casa. Devo dare la tessera del PD perché noi infatti pensiamo proprio così. Gliela do ad onorem. Sono arrivati i messia qua. No, è arrivato un po' di verità, Presidente. Lei deve raccontare la verità davanti a quella telecamera. Non le bugie. Allora, racconti un po' di verità agli spettatori. Forza. Allora, sono 37 euro al giorno, i giorni durante il mese sono, se non ricordo male, 30, 31, qualche volta 28 e ogni 4 anni non 29. Non li gestiscono loro. Ma sono soldi dei cittadini italiani che vengono dati e quei cittadini che andiamo a prendere in Libia o in altre parti dell'Africa li portiamo qua. Allora sono o 1050 o 1080 euro al mese, se i giorni sono 31, a seconda del 31 o 30. Più c'è la quota che viene corrisposta per le piccole spese, non a caso a Vittorio Veneto, i profughi del Camerun che sono là, 110, hanno detto ci paghiamo noi, voi metteteci l'antenna, la parabola, e noi con i 2,50 euro per le piccole cose, le sigarette quotidiane, noi vi paghiamo la tessera di Mediaset o di Sky. Quando il ministro Maroni, ministro degli interni, era ed è della Lega Nord ed era ministro degli interni, aveva fatto accordi con la Libia affinché Gheddafi trattenesse lì le persone portando lavoro dove erano state iniziate a fare delle autostrade con imprese italiane ed era diminuito in maniera drastica l'importazione. La regolarizzazione, l'importazione cioè, perché le non è importazione, vengono importate, vengono importate perché le nostre navi vanno là, le prendono, le caricano e le importano qui nel nostro paese. Allora, il ministro Maroni aveva fatto una politica che aveva diminuito in maniera drastica l'immigrazione di queste persone. Caro onorevole, no, allora, lei lo sa benissimo, avevamo diminuito in maniera drastica con una politica di sostegno a quelle persone sfortunate che sono in Africa. Lei ha ragione quando ci dice dobbiamo aiutarli là. Noi sono 30 anni che lo diciamo, che dobbiamo smettete di votare le leggi che autorizzano le guerre. Allora, smettete di fare questa cosa. Ascolta, parliamo. Si parte da lì, parte dalle cose concrete. Scusami, ma tu non hai prima protestato perché ti interrompeva l'avvocato.
adesso tu protesti, adesso tu mi interrompi. Ma non posso sentire queste castronerie incredibili. Ma allora, molto probabilmente... Non dovete votare in Parlamento le cose che causano questi problemi. Molto probabilmente anche l'avvocato poteva pensare che le tue cose non erano corrette. Parli ti interrompeva. Prima allora, non interrompere. Non interrompere, perché sei un maleducato, si interrompi. Sì, scusa. Sei maleducato, si interrompi. Io non ho mai interrotto, non ti ho mai interrotto, per cui. Concludiamo. Poi, allora, è una bella diversità. È una bella diversità la politica che ha fatto Maroni, dove c'era un quadro modello tedesco quando ha fatto l'importazione di turchi. Hanno fatto l'accesso ai turchi, aspettiamo, perché sennò si offende se parliamo di importare delle persone, ma di fatti vengono prese e importate nel nostro paese, vengono un accesso al nostro paese. Una politica di integrazione, allora parliamo della Germania con i turchi, era stato un po' il modello che aveva fatto Maroni, diminuendo gli sbarchi clandestini e creando un sistema verso l'aiuto nei loro paesi. I soldi, lo sappiamo benissimo, una parte va alle cooperative tipo Caritas o altre cooperative come quella di Vittorio Veneto, i quali sostengono il mangiare, il vestire in parte e il dormire di queste persone, e una quota parte va come benefit a questi immigrati che arrivano. E i soldi variano da 1.050.000 a 1.080.000, secondo i giorni sono 30, 31, sono un po' meno se sono poi 28 o 29 se il mese bisestile di febbraio. La mentalità italiana crea ingiustizia e corruzione, invece la mentalità mitteleuropea di Veneti e Friulani crea lavoro e rispetto di regole e persone. Fabrizio Fievoli, allora. Beh, allora, la cosa è certa, fra una decina di giorni avremo un Presidente della Repubblica, 10, 15 o 20, che non sarà sicuramente espressione delle regioni produttive del Nord. Questa è la prima cosa. La seconda, che si beccherà più o meno 200 e passa 1000 euro all'anno alla faccia della crisi, visto che le nostre famiglie soffrono tutti i giorni. Poi che sia donna, uomo, poco ci cambia. Non può fare grandi cose il Presidente della Repubblica che verrà eletto, mentre in molti paesi europei e del mondo può anche fare leggi, promuovere leggi, qui in Italia il Presidente queste cose non può farle, può solo rifiutarsi di firmarle le leggi. Per quanto riguarda la ripresa di furti e rapine, ma parliamo di furti e rapine nelle case o di furti e rapine che ogni giorno avvengono nel nostro portafoglio, visto che le tasse aumentano e non, come ha detto il sottosegretario all'economia ieri sera, Porta a Porta, che abbiamo le tasse al 44%. Non so in che favola le ha viste, che film sta guardando. Come ha detto il presidente Muraro, prima le tasse sfiorano oltre il 70%. Allora non capisco che se questi geni della politica, che fanno politica da anni, e vivono di politica, sanno fare due conti, forse non sanno neanche quanto costa un litro di latte e un chilo di pane, dovrebbero andare a casa, ma io sono anni che dico che ci vuole un vero ricambio, dobbiamo andare a Roma persone che lo fanno per passione e non lo fanno solo per denaro. Se uno ruba va in carcere e si sconta gli anni che gli danno dal primo all'ultimo giorno. È chiaro che i furti e rapine aumentano anche nelle nostre case, perché non c'è la certezza della pena. Uno si becca 3, 4, 5 anni, dopo qualche mese è fuori, se va in carcere. Quindi dobbiamo iniziare a far star dentro i delinquenti. In qualche stato del mondo, molto democratico, che è l'Australia, si entra solo se si ha un lavoro, una casa, se si hanno delle garanzie, si ha la residenza dopo 5 anni pagando all'incirca $20.000, compreso l'avvocato, è successo a un fratello di un mio amico, e lì non si entra clandestinamente, non esiste, e dalla mattina alla sera ti buttano fuori se gli stai nelle scatole o se commetti qualche reato. Allora io dico, noi italiani siamo bravi in tante cose, l'ho già detto più di qualche volta, iniziamo a copiare da stati forse più evoluti dei nostri, invece non siamo capaci neanche di copiare. Allora, il prossimo presidente sarà per gli italiani o per ricompattare la sinistra, è sempre uno schifo. Prima lei citava Porta a Porta ieri sera, davanti a Zanetti c'era anche Luca Zaia, che è stato al gioco quando è comparso improvvisamente Gene Gnocchi e gli ha mostrato un fotomontaggio su cui giustamente Zaia ha ironizzato. Vediamo il servizio su Zaia da Vespa. Sai che Salvini si è fatto fotografare nudo, così, ecco, io so, perché Zaia è anche molto discreto, so che apparirà
una foto di Zaia su una prossima rivista, su una rivista di carattere nazionale, se io l'ho in anteprima, se vuoi Bruno la vediamo. Certo, vediamo la foto di Zaia, ecco, vedi Zaia, questa è la foto di Zaia che apparirà per tamponare Salvini. Ecco. Cioè io sono più fisico. Volevo dire... Guarda, no, io sono più fisico. Lo so, no, ma sono i calzini. So bene, sono i calzini, sono che, i calzini che fanno la differenza. Le foto di Salvini, desnudo, sulla copertina di oggi hanno inaugurato una nuova era della comunicazione politica. E anche chi, come il governatore veneto Luca Zaia, preferisce uno stile più sobrio, non può sottrarsi al gioco. Poco importa se le pose sono vere o frutto di un abile fotomontaggio, come quello scherzosamente imbastito da Gene Gnocchi a Porta a Porta. Hai come avversario la Moretti, che ha fatto questa grossa mossa mediatica, si è messa con Massimo Giletti. Allora ti consiglio una cosa, mettiti con Belen. Consiglio che il governatore rispedisce educatamente al mittente, aggiungendoci una precisazione tutt'altro che scherzosa. Vorrei dire che una moglie ce l'ho già, quindi non mi pongo il problema, però vorrei ricordare anche per onestà intellettuale che i candidati in Veneto sono tre, c'è anche, oltre a Moretti c'è anche Berti, del Movimento 5 Stelle ce ne saranno altri. Servizio di Nina Paronetto, la ribalta nazionale per il governatore, ed è giusto che sia così, Luca Zaia è spessissimo a focus, ma davvero un uomo politico ha bisogno di andare anche nei grandi talk, ed è stato Antonella Tocchetto un promo eccezionale, nel senso che volente o nolente, diciamo, Gene Gnocchi gli ha fatto una pubblicità enorme, no? Sicuramente Zaia è uomo da telecamere e da conferenze stampa, sa utilizzare benissimo il mezzo televisivo. Ieri ha scherzato, ha dato tra l'altro una risposta intelligente, perché poteva cadere nel tranello di dire effettivamente Belen, invece con grande, diciamo così, furbizia, considerando il fatto che soprattutto quella rete televisiva è molto amata dalle famiglie, ha invece ribadito il valore del matrimonio, io l'ho trovato veramente molto scaltro, del valore del matrimonio, di avere una moglie e poi di ricordare, come giusto che abbia fatto, che i candidati sono tre, cioè il Movimento 5 Stelle, e sicuramente può anche essere che ce ne siano altri, non escludo che magari la sinistra, no, sinistra intesa come Selle ed altri, non faccia un proprio candidato, certo. Perché per ora la Moretti è candidata solo del PD e di una lista trasversale. Senta. Quindi l'ho trovato molto, molto mediaticamente preparato, quasi come la Moretti. Ecco, a proposito, come la vede la Moretti, diciamo, in questa contesa, allora, delle regionali 2015? Allora, no? Non neghiamo che la partita è tutta in salita, questo è pacifico, perché la forza di Zaia, soprattutto anche una forza proprio di presenza sul territorio, è molto alta, però rispetto alla mediaticità della Moretti, adesso lei sta lavorando molto sul territorio, sta andando in tutti i mercati, ha iniziato tra l'altro dalla provincia di Treviso, ha iniziato con Preganziol, ha iniziato poi con Casale sul Sile, è una donna che comunque ha lavorato nelle amministrazioni, perché ha fatto il vice sindaco di Vicenza, si dimetterà la prossima settimana dal Parlamento europeo e farà una sua giustissima battaglia sulla quale noi la sosteniamo e speriamo vinca. Ovviamente è ovvio che non è che si vince sulla mediaticità, si vince ovviamente su questioni concrete, che sono soprattutto le questioni del lavoro sul nostro territorio, perché è vero, noi abbiamo parlato di una regione molto forte, ma abbiamo subito dei contraccolpi fortissimi, molti dei nostri imprenditori se ne sono andati all'estero, continuano a farlo, c'è una crisi economica importante, non è facile risolverla. Io non condivido nulla del percorso, diciamo così, del ragionamento politico che ha fatto il presidente Muraro, però sono d'accordo con lui su un aspetto, l'aspetto del credito locale. Il problema delle grosse banche è un problema che effettivamente mina fortemente il credito. Io sono molto, diciamo così, in disaccordo con alcune scelte che anche il mio partito a livello romano fa, perché io credo invece che noi dobbiamo tutelare il credito cooperativo, perché a tutt'oggi è quello che nelle piccole realtà ha consentito comunque che si muova qualche cosa dal punto di vista economico. C'è da dire una cosa, che noi comunque siamo una briciola all'interno di una grande struttura, che è la struttura europea. E uscirne da questo non è facilissimo, noi non abbiamo la forza per farlo. Posso essere molto, diciamo così,
stare a avere molta simpatia per quelli che parlano di autonomia, ma mi rendo perfettamente conto che non solo non riusciremo mai a farla, ma anche le questioni dell'autonomia così com'è, che riguarda appunto anche un'autonomia di tipo economico, è di fatto irrealizzabile, cioè bisognerebbe cambiare la Costituzione, ma bisognerebbe anche cambiare completamente la nostra economia. E questo mondo sta girando in modo vertiginoso, noi stiamo parlando dei nostri problemi locali, ma in realtà le nuove forze che stanno arrivando avanti sono l'India, sono la Cina, che hanno milioni di persone, c'è tutto il Sud America e c'è un Brasile che in questo momento è un po' in difficoltà, ma fino adesso ha, diciamo così, è stato un po' un faro all'interno del Sud America. Quindi noi a volte guardiamo alle nostre piccole briciole, ma in realtà dobbiamo essere competitivi nel mondo, non parlo neanche più di Europa, parlo del mondo, perché i migliori tecnici adesso informatici vengono dall'India e vengono assunti dall'India, quindi noi stiamo discutendo di cose difficili. Io spero che però Zaia non faccia il giochetto di contrapporsi a Renzi, perché questo effettivamente ci creerebbe qualche problema, perché l'inizio della campagna elettorale di Zaia è stato molto nella contrapposizione tra lui, che vuole l'autonomia della regione Veneto, e un Renzi che invece vuole uccidere secondo lui le regioni, perché vuole anche fare l'accorpamento delle regioni, avvocato, delle grandi, no, ma noi abbiamo parlato per tanto tempo della grossa regione del, diciamo così, del nord-est, sì. Ragioniamoci. Aspetta, su questo però, io sono disponibile. Il titolo quinto della Costituzione che stanno certo cambiando, non stanno parlando di grandi regioni, stanno parlando di togliere competenze, ma per fare una grande regione del nord-est e una del nord-ovest, ridurre dal 21 regioni alle 12. Ragioniamoci. Io non sono in disaccordo su questo. Intanto togliono le competenze. Io non sono in disaccordo. E poi forse faranno, no. Perché ti porto un esempio, scusa onorevole. Allora, e questo devo dire, era il ministro Calderoli all'epoca. Ha fatto un provvedimento sulle province, era il nono decreto attuativo del federalismo, l'ultimo, nel quale aveva detto: togliamo un'imposta provinciale che è l'addizionale sull'energia elettrica e sulle aziende energivore sopra i 200.000 kWh di consumo, pagava una piccola imposta. Togliamo questa imposta, la portiamo a Roma, a fronte di un trasferimento del 2% dell'IRPEF. È arrivato Monti. E là, segata, ha portato via l'imposta sull'addizionale e del 2% non se n'è più parlato. Allora, sulla proposta che è stata votata già alla Camera e al Senato, ritornerà alla Camera e poi ritornerà al Senato e sarà il cambiamento della Costituzione del titolo quinto, non è scritto della macro regione, si parla esclusivamente di togliere poteri, e voi sappiamo, soprattutto quelli in conflitto con lo Stato, che ha creato tensioni e conflitti legislativi con lo Stato. Ma esistono gli emendamenti, ci saranno le discussioni nelle commissioni parlamentari. Ma intanto però voi togliete potere alle regioni, togliete potere anche alle regioni, e non si parla di macro regione, che sarà qualcosa che mi auguro possa venire in futuro. Allora, il nuovo Presidente della Repubblica sarà un nuovo servo del Vaticano, e altro sms, non so se è passato, la Campagnolo di Vicenza, una grande azienda, diceva, chi scriveva, due stabilimenti in Romania con 500 dipendenti, a Vicenza licenzia altri 70 lavoratori, perché il costo del lavoro in Romania è bassissimo e qui invece il costo del lavoro è alto, insomma. Purtroppo è così. Sedi Bogotà. No, tutte le cose si tengono qua, riprendendo il ragionamento del Presidente Muraro e dalla consigliere Tocchetto. È vero che è in atto, e Renzi ne è il protagonista, un processo di riaccentramento dello Stato. Mi deve seguire su questo. Questo è il dubbio. Le regioni, ha ragione Muraro, qui le vogliono far fuori, grandi e piccole. Con la scusa del controllo della spesa pubblica, che pure è un obiettivo positivo, però l'obiettivo finale non è tanto il controllo della spesa pubblica. Qui il bilancio viene sforato di mese in mese. Egualmente, quindi non è quello il vero obiettivo, è un riaccentramento fortissimo dello Stato, ma io mi domando di quale Stato, ecco, questo è il punto. Quindi dubito che questa strategia di riaccentramento verso Roma del potere sia un atto positivo, ecco, perché non vedo la capacità di tenuta di questo Stato, ma poiché tutte le cose si tengono, vedi,
anche il modo di eleggere il capo di questo Stato neocentralistica mi conferma questo potere, questo volere tenere un potere occulto. Perché si dice, vogliamo un capo dello Stato italiano nuovo che sia arbitro e garante. Arbitro e garante di chi? Di uno Stato accentrato, estraneo ai cittadini, che manco mettono becco sulla elezione di questo Presidente della Repubblica, o garante dell'establishment, cioè delle gerarchie apicali attuali che hanno in mano il potere del Paese. Perché se mi dicono, voglio uno Stato garante, garante di chi? Se mi devo dire, lo Stato garante dei cittadini, posso anche aprire un dibattito. Ma se è garante dell'equilibrio renziano e di quelli, aggiungiamo pure il mio amico Berlusconi assieme, sei garante loro, di che c'entriamo noi? Quindi l'accentramento verso questo tipo di Stato, con un'elezione occulta e massonica di un Presidente della Repubblica, donna, uomo, non cambia granché, però dentro uno Stato riaccentrato, garante e arbitro di questo elite inamovibile del Paese, mi crea dei problemi. Perché dico, allora non vedo speranza nel futuro, non vedo che le nuove generazioni possano entrare in questo Stato riaccentrato ed essere protagoniste, non vedo che una ripresa possa contare su forze rinnovatrici del Paese, imprenditoriali più libere, eccetera. Mi pongo degli interrogativi e nel Parlamento c'è silenzio totale e assoluto, non è che si dibatta su che cosa deve fare, quali indirizzi per il Presidente della Repubblica. Dice no, deve essere arbitro. Arbitro di cosa? Vostro. Questo è un paese, quindi, che a maggior ragione, come il carcere di Padova, implode. E io so, e a Cararo, quando dice l'ingegner Cararo, dice ma qui il problema è non beve, il cavallo non beve, è inutile che tu dia soldi, per di più poi per l'80% garantito dalla nostra Banca d'Italia, se non smuovi il modo di produrre, se non dai fiducia alle nuove generazioni, a forze imprenditoriali, che ce ne sono, ma dice il Presidente della Repubblica deve essere un arbitro garante nostro, ho capito, ai cittadini, questa è la mia preoccupazione. Per di più, se questo accentramento, le regioni sono un inciampo e un disturbo, dico, beh, buonanotte al secchio, ecco, io comincio a essere molto, sono molto scettico e molto preoccupato di questo. Se poi, termino, direttore, perché io vi dico anche un'altra cosa, la Tocchetto diceva che c'è la Finocchiaro, va bene, serve a ricompattare il PD e a garantire qualcos'altro. Se poi qualche voce maligna che gira nei corridoi di Montecitorio dice che sì, ma il segretario generale sarà Letta, beh, allora garante di chi? Che c'entro i cittadini su sta roba? Letta senior, cioè, certo. Letta. Gianni Letta. Ecco, che c'entro i cittadini su questo? Allora, ma perché non rimpatriamo questi gentiluomini tanto cari alla sinistra? Torniamo tra pochissimi istanti, dopo la pubblicità, continuate a scrivere, e riprendiamo dall'ingegner Carraro, da Valente Chiregato, da Fabrizio Fievoli, state con noi, torniamo subito.